Bene, il percorso di oggi ci porta dal paese di Arco, nell'Alto Garda, fino al castello di Arco e poi andremo qua alla Croce dei Colodri. Percorso ad anello, facile. Aspetta qua. Oh, finalmente ho trovato dove vi costretto nella vita reale. O no? Prendiamo a destra. Infatti vedete le indicazioni per le scale. Qui prendiamo a destra, infatti vedete Castello di Arco in 10 minuti, percorso per il castello 10 minuti, di qua. Forse non lo notate, ma qui c'è il lago di Garda. Eccolo qui che si vede bene il lago. L'angolo a destra arriva del Garda. A sinistra invece un lago torna. Bene, questo è un punto importante perché è il punto dove ci ricongiungeremo per il nostro percorso ad anello. Quando arriviamo, proseguiamo sulla destra e andiamo al castello. Qui ci sono tutti gli orari, poi ve li metterò in descrizione. In descrizione vi metterò anche il percorso Wikidacqua e poi noi arriveremo da questo percorso. Mi pare completamente gratuito, mentre la visita al castello è a pagamento, sono 3,50 euro al momento, siamo nel 2023. Allora, qui siamo appena sotto al castello, qui c'è il bar che è aperto dalle ore 10. Andiamo a vedere la prigione del sasso come prima cosa in questo castello. Eccola qua, ricavata. Mamma mia, il cibo veniva dato attraverso un foro al prigioniero. Il castello di Arco consiste in un sistema di fortificazioni
che in totale copre una superficie di oltre 23.000 metri quadri. La costruzione abbraccia la sommità di un ripido scoglio roccioso posto in posizione dominante sopra la piana del Sarca. Il centro storico di Arco sorge sulla base di questa formazione rocciosa e pare che il complesso di mura del castello un tempo costituisse un unico sistema difensivo con quello del borgo sottostante. I ruderi del castello di Arco aiutano a cogliere solo parzialmente la sua originaria struttura complessiva. Nel XVII secolo finisce il castello delle 120 stanze e questo dato ci permette di affermare che il castello di Arco in effetti era un piccolo borgo fortificato composto da diversi edifici e dove si svolgevano svariate attività. Ci sono diversi documenti che sottolineano come il castello fosse anche sede di un'elegante corte. Infatti c'era presenza di giardini, una ricca biblioteca e una sala riservata al gioco della palla. Ci sono raffinati affreschi che si possono tuttora ammirare, che rappresentano scene di vita di corte. Vi erano tre grandi cisterne verso cui confluiva l'acqua piovana raccolta dai tetti degli edifici presenti nel castello. Due di queste sono state restaurate. Bene, adesso stiamo andando nella parte più antica del castello di Arco, nella torre Renghera. Si chiama così perché all'interno c'era la ringa, che era una campana e serviva per richiamare il popolo quando c'era un attacco nei confronti di Arco. Infatti qui abbiamo una bellissima vista nella valle opposta al lago. Facciamo una piccola deviazione per Torre Laghel perché ha una bellissima vista sull'altra parte della valle. Adesso scendiamo. Mi raccomando, sempre le scarpe adeguate, che qui si scivola un poco. Infatti da questa parte e da questa parte praticamente si aveva una visuale su quattro lati della valle. Qui c'erano, questa è la lizza, gli orti dell'epoca, e adesso invece c'è un bel baretto con una bellissima vista su Arco e sul lago. Allora, siamo tornati nel video che avevamo detto prima ed ora prendiamo la strada a destra per arrivare su al monte con la croce e dopo aver visto il castello. Spero che vi sia piaciuto. Niente, proseguiamo diritto tenendo la destra. Benvenuti dal castello, ci intersechiamo ora una strada asfaltata in mezzo agli uliveti e proseguiamo lungo questa strada sulla destra. Arco Paradiso e gli arrampicatori. Arrivati al capitello, noi teniamo la destra. Su questo tratto troviamo in parte, come potete vedere, dei capitelli perché è una parte della Via Crucis di Laghel, come si evince anche dal cartello.
Siamo alla Ghella e ora arriviamo sulla sommitale alla croce. Invece è una zona in cui ci sono tanti carpini, tipo di pianta. Di lato c'è una parete di roccia e mi raccomando, non perdetela, il sentiero è sempre segnato bianco-rosso perché c'è un gruppo di rocce e non vorrei che vi perdeste. Bene, qui prendiamo per Croce dei Colombri, quindi alla nostra sinistra, ma in realtà è dritto. Dunque, questo è il sentiero. Bene, qui siamo all'ultimo tratto, dobbiamo inerpicarci per arrivare alla croce. Ebbene, siamo arrivati in vetta. Che poi dite che non è vero, sono sotto la croce. Essere stati sulla sommitale con la vista della croce e c'è anche una Madonnina sulla destra, e rientriamo per un tratto dello stesso sentiero e poi faremo la deviazione, ma seguite sempre il percorso picchino. Rientrati dalla cima, ritorniamo sulla stessa strada 431 verso la Ghell. Una cosa importante, purtroppo su Wikiloc ho un numero massimo di punti dove mettere, per cui quest'ultima indicazione non la ritroverete scritta, ma praticamente seguite il percorso, quindi non penso proprio che vi sbagliate. Benissimo, noi arriviamo da questa strada. Arriviamo al famoso capitello che abbiamo trovato anche prima e qui invece di proseguire di nuovo per la strada del castello giriamo a destra. Ragazzi, guardate il nome di questa falesia, Falesia Calvario. Beh, spero che questo percorso vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like. Alla prossima! Guardate che piante grasse, mamma mia! Quando arrivate a questo bivio dovete prendere a sinistra. Oh, qui troviamo il parco arciducale che purtroppo è chiuso al pubblico fino a data del finire per restauro. Ma penso che si possa intuire la bellezza, no? Noi proseguiamo sulla destra. Torniamo all'ingresso di Arco nella parte antica. Qui teniamo la destra. Le fontane antiche. Dai, dove levavano i panni una volta. Belle, ma tutte ripulite, che meraviglia. Venivano a bere anche le bestie. Qui proseguiamo lungo la città vecchia all'interno nei vicoli. Ma Arco è una sorpresa, non ci sono mai venuta. Una volta che siete su questa via, da proseguite sempre diritto fino a ricollegarvi con la piazza. Abbiamo passato vicino alla chiesa di San Bernardino, teniamo sempre via Stranfora o Stranfora, non so, per arrivare al bivio tra via del Bosco e via Monte Santo, e noi prendiamo per via Monte Santo per tornare appunto alla piazza, quindi a sinistra. Ecco, appunto siamo sbucati sulla piazza, che ci andiamo con la destra e poi prendiamo a sinistra e torniamo verso il parcheggio.